E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi vi spiegherò un po' come mi sono comportato con internet, con l'utilizzo dei dati durante l'ultimo viaggio che ho fatto. Se non avete visto l'ultimo viaggio che ho fatto, andate a vedere i video dietro. Gli ultimi video che ho fatto sono quelli del viaggio balcanico, Romania, un po' quelle zone lì, e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale. Quindi come ho utilizzato internet, cosa ho fatto per appunto poter utilizzare al meglio internet durante questo viaggio. Sappiamo che ormai esistono la possibilità di avere delle eSIM, ovvero delle SIM virtuali da installare direttamente sul nostro telefonino senza bisogno di SIM fisica. Però non tutti gli smartphone supportano questa tecnologia. Il mio smartphone ha 2-3 anni, non è vecchissimo, però non supporta questa tecnologia delle eSIM. Ma c'è una soluzione per questo. Tengo a precisare, ragazzi, che non è sponsorizzato, ho pagato tutto io. Però voglio portarvi appunto la mia esperienza. Quindi ho trovato una soluzione per questo problema di appunto poter scaricare le SIM sul telefonino. Questa soluzione si chiama eSIM.me. Questo non è altro che una SIM fisica che funziona da adattatore per appunto eSIM sul vostro smartphone. Anche questo ha bisogno che il vostro smartphone sia compatibile per capire se il vostro cellulare può supportare questa SIM. Dovete far altro che scaricare l'applicazione e appunto verificare che il vostro smartphone sia compatibile. Ed eccoci, vi faccio vedere un attimo il loro sito, eSIM.me. Qua potete andare tramite QR code a scaricare l'applicazione e controllare, come scritto anche qua, la compatibilità. Una volta che il vostro cellulare è compatibile, potete andare ad acquistare la vostra eSIM. Qua ci sono le varie licenze per un singolo dispositivo, per più dispositivi della stessa marca e per più dispositivi di marche diverse. Io ho scelto questa, tanto lo usavo solo sul mio telefono, quindi scegli single e qua possiamo selezionare quanti profili poter installare su queste SIM. C'è da 2, c'è questa da 5, quella che ho preso io, quindi ho preso la multi da 5. Quindi prima di partire, poi io mi sono preparato i miei vari profili, le mie varie diciamo tariffe, le mie varie SIM virtuali, mi sono preparato le mie varie SIM virtuali dei paesi che mi servivano su questa applicazione e sono andato appunto a utilizzarli. Come fare a comprare le appunto SIM virtuali da installare su questa SIM? Per acquistarli loro hanno uno store che potete andare sia dall'applicazione sia da PC, potete andare ad acquistare i vari piani e caricarli. Vi arriverà, una volta acquistato il piano, vi arriverà un QR code da inserire nella vostra appunto applicazione e lì avrete tutti poi i piani che volete avere. I profili, come li acquistate, come vi dicevo, potete acquistarli da terze parti, ma qua hanno anche il loro marketplace dei vari profili, quindi voi andate a scegliere il vostro profilo, fate l'ordine e vi arriverà il QR code
ad esempio qua est della Francia e tutto. Come vi ho detto, ci hanno anche i piani globali che a me sinceramente non sono funzionati e quindi vi consiglierei di andare a prendere da loro solo quelli stato per stato che a me hanno funzionato davvero bene. Quindi questo qua è il loro sito, molto semplice, molto valido. E niente, vi basta appunto acquistare un profilo e poi vi arriverà per email o anche direttamente qua sui vostri ordini, vi arriverà il QR code da poter appunto andare a inserire sull'applicazione. Oltre al loro store, voi potete andare ad acquistare tutte le SIM che volete anche da terzi. Quindi una volta che avete comprato anche da terzi, se è più conveniente, visto che i loro piani non sono convenientissimi, costano un pochino, però diciamo che non sono neanche di quel caro che è, potete diciamo installare anche eSIM di terze parti, quindi acquistate SIM da un altro sito e tramite il QR code che vi mandano potete scaricarlo sulla vostra applicazione. Quindi, unico consiglio che vi do, ragazzi, per cambiare i vari piani, assicuratevi di avere internet. Quindi preparatevi il piano prima di partire e poi prima di entrare nella nazione in cui dovete andare, abilitate subito la eSIM prima di entrare, perché se no non riuscite ad abilitarlo senza avere appunto una connessione dati. Quello che vi posso dire è che non mi sono trovato bene con il piano, con i piani globali, perché ha dei piani globali che non mi ha funzionato, quindi diciamo che mi hanno funzionato benissimo, mi sono funzionati benissimo tutti i piani di ogni singolo stato, ma quello globale non mi è mai andato bene. Quindi se dovete prendere un piano globale, magari prendetelo da terze parti. Comunque i piani nazionali che trovate sul sito di eSIM sono a mio avviso validi, sono andati da Dio. E niente, ragazzi, è un po' complicato come cosa spiegarla questa. Andate a curiosare, smanettate dentro come ho fatto io, però penso che questa sia una bella soluzione per chi appunto come me non ha lo smartphone che non supporta appunto la tecnologia delle SIM. Con questa, ragazzi, potete, ve lo dico, funziona, potete andare a scaricare le SIM. eSIM.me. Funziona davvero bene. E niente, ragazzi, io vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di lasciare un bel like, mettere un bel mi piace se vi è piaciuto il video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.